le nostre disavventure. Adesso sono ritornati Silvio e Donatella. Siamo scesi un po' a Sì, sud perché noi io ho abbiamo. avuto un problema mica da ridere. Non da poco, ho finito anche in ospedale e poi rincontreremo tutto con calma. E adesso loro, quando hanno saputo che lui non stava bene, sono ritornati. Troppo per me. Parla a te perché io non ho parole. Vabbè, ragazzi, eccolo Enrico, com'è conciato, operato stamattina, non dico d'urgenza, ma quasi per la sua cisticocigia che si era suppurata ed era diventata pericolosa. Siamo qua in questa piccola clinica che sembra buona. E vabbè, e adesso l'hanno portato su adesso dalla sala Siamo operatoria. vicino a Gad, no, siamo a Siamo a Gadir. Gadir praticamente. Sì, va bene. Ci Sai il nostro riaggiorniamo. viaggio? Sì, Non lo temo che il vedo, nostro non so viaggio come sia farò a guidare. terminato. Non potrebbe guidare, perciò arriveremo a Tangeri e poi prenderemo il traghetto. Va bene, quando la sfiga ti perseguita è così, insomma. Buona sfiga a tutti. Ciao ragazzi. Eccoli arrivati. Che bravi che sono stati. Ciao ragazzi, Guardi, vi ho tenuto al abbronzati, posto. eh! Ma noi parli di ospedale, guarda qui! Che sto di un cazzo, c'ho un coso qui, non so cos'è stato. Mi fa male, tutta la gola. Per me era l'addome. Non lo so, guarda, manco facciamo operare di cuore, cazzo. Mi ha fatto non so quanti, come si Flebone, chiama? esami, La quindi due pressione, operando ogni abbondanza. ora mi misura la pressione, gli esami del sangue. Meglio abbondare qui Speriamo che decinto, abbiano sì. fatto un lavoro decente. Ti sposto la moto. Sì, ragazzi, buonasera. Ecco l'Enrico. È un po' più lontana, che Sì, sennò c'è una faccia brutta. già, sì, già, qua non cambia molto. Bello, sei bello sempre. Allora, è qualche giorno che non ci sentite perché abbiamo avuto veramente una brutta disavventura. Siamo senza i sedili del camper perché li stiamo facendo rifare. E magari Logico. fosse quella la No, disavventura. quello va bene. Quella è una cosa positiva. Allora, l'Enrico qualche giorno fa non è stato bene perché la cisticocigia che aveva tolto a novembre si è ripresentata in maniera violenta nel giro di una settimana. Il dottor Benabì, dove siamo andati qua a Uriere, le ha detto assolutamente, nonostante la terapia antibiotica, no, non guardate me che Ah sono no, è peggio, vero. con i bigodini, sono ancora peggio di te, È vero, non mi sono ancora ricordavo peggio più, di te. cazzo. E siamo Oddio. andati da questo dottore che ci ha consigliato un vicino di camper molto carino, molto gentile, Angelo, da questo medico a Urier, molto bravo, gli ha dato la terapia antibiotica, ma non solo non ha fatto effetto, ha peggiorato la situazione e niente, ci ho detto di andare in ospedale. E mi sono anche spaventata, chiamiamo, vabbè, attiviamo con tutte le cose, con le insurance, con la Europa Express, eccetera, andiamo in questa clinica che ci ha consigliato lui. Siamo arrivati, esami del caso, tutto, sembrava che non ci fosse un domani dagli esami e provata la pressione, elettrocardiogramma, terapie antibiotiche da cavallo, è arrivato un medico molto gentile, carino, un bell'uomo che l'ha visitato subito e niente, l'hanno operato, praticamente l'hanno operato il giorno dopo e abbiamo passato tutto Venerdì e sabato, venerdì e niente. sabato in ospedale qua da Galir. Adesso sta bene, Speriamo, sta bene. perché qua hanno Sta benino, detto che mi diciamo. lancio un taglio che non. Sì, esatto, non vi racconto i particolari macabri della Il problema è cosa. guidare adesso. Esatto, però il dottore ha detto che teoricamente devi andare molto piano, perciò non dico che le nostre vacanze siano finite, però si sono dimezzate, adesso a meno che domani mattina non si sveglia sano, tra una settimana, 10 giorni, quello che ci metteremo ad arrivare, si andrà a Tangeri, si prende la nave e si torna a casa. E vabbè, ci rifaremo un'altra volta col Marocco perché è una terra bellissima che va visitata bene, non così come siamo noi in questo momento. Vabbè, Vabbè, pazienza, è andata così pazienza. ragazzi, prima Amen. volta che avevo un'esperienza così brutta. Infatti, amen. Ciao, ciao. Buonanotte. Buongiorno ragazzi, allora è il secondo giorno che sono uscito dall'ospedale, Antonella continua a farmi le medicazioni, però adesso fa la lavatrice e poi andiamo dal dottore a prendere un appuntamento per domani, se no devo fare 4 ore di come l'altro giorno, la prima volta che siamo andati siamo stati lì 4 ore a aspettare.
Vediamo se ci dà un appuntamento per domani mattina e niente, speriamo in bene, che vada tutto bene. Comunque sono arrivati ieri i nostri amici che sono tornati indietro, sono andati giù un po' a sud, poi quando hanno sentito che io sono stato male sono tornati qua ieri, l'avete visti, e niente, adesso li ho tirati in mezzo, si fanno fare anche loro il disegno, addirittura due disegni, e anche uno, fanno un disegno qua sulla cucina dove c'è il parcheggio che è sotto la... Buongiorno. Fanno un disegno sulla cucina e uno dietro come l'ho fatto io. Dopo vi faccio vedere l'artista cosa sta combinando. Ok ragazzi, provo ad andare dal dottore con la moto, starò seduto storto, vabbè, non abbiamo alternative. Abbiamo preso l'appuntamento dal dottore per domani mattina alle 10:30. Per vedere per la medicazione. Questo è il paese. Adesso andiamo a fare la spesa. Adesso andiamo là in fondo e andiamo a comprare la carne. Giù. Stiamo andando a piedi a cercare la macelleria. L'hai visto? Punto punto di poisson. Ah, il pesce? Fammi vedere, no, non te lo posso vedere. No, no. Perché non è? Anche no, anche. Poisson, sardine? Sardine, solo sardine. Solo sardine, già. Solo sardine. Qui c'è un'altra pescheria. Allora, la carneria è qua. La boucherie. Filet. Vediamo se hanno il filet. Stanno preparando le ciotole per il tagine, guarda, con la carbonella. Tutta verdura, verdura. Ho visto. Merci. Abbiamo preso un scasco di bananine. Buongiorno. Vai alto, sei unica. Mamma mia. Che casino, ragazzi. Che casino. Adesso compriamo un po' di arance, che sono qua. Vieni qua. Volevo farvi vedere il forno dove compriamo il pane, vediamo se mi fa filmare. Era qui, no? Buongiorno. Buongiorno. C'è anche le baguette comunque. Buongiorno. Quanti ne prendi? Non troppi anche. Eh? Non prendene troppi. Così quattro. Okay. Due noi, due la Donatella. Ok, conviene il cap. Ragazzi, guardate che spettacolo. Siamo andati in paese, vabbè, dopo questo l'avete già visto. Guardate che disegno che gli ha fatto. Fantastico. Wonderful. Wow. Tappezziere mi ha detto che stasera per le 7 mi porta i sedili. Spero, detto, perché sono senza detto, sedili. Ha detto che se arrivava anche in ritardo di non preoccuparsi che arriva. Arriva. Sì. Vabbè ragazzi, allora mi siamo andati a prendere la visita al dottore, forse abbiamo già detto. Avete già fatto. Adesso, no, domani alle 11:30. Adesso ragazzi, guardate cosa sto facendo ancora, che non vi ho fatto vedere. Ta-ta! Lo sto riempiendo di disegni, ragazzi. Guardate qua cosa sto facendo. Spettacolo. Bravissimo.
Sei su YouTube, eh? Sì. YouTube? Oui. Viaggi di Berenice. Sì. Pubblicità, pubblicité. Sì. Quello del Silvio l'avete visto? Non mi ricordo se ho filmato il tuo disegno, Silvio. Non mi ricordo. Bellissimo. E quello dietro? Che punto stiamo è? Stiamo ancora aspettando che poi viene. non contenti Silvio, la Donatella ne ha fatto uno anche tipo il mio dietro. Sta finendo, praticamente sta facendo questo, il mio Tuareg e poi un altro francese non so dove, che non ho capito dov'è, l'ho cercato ma non l'ho trovato. Vabbè, intanto aspettiamo i nostri sedili che spero che arrivino questa sera, perché qua ragazzi guardate un po' come siamo accampati, senza sedili, puttanaio, Antonellina è andata a fare la lavatrice e niente, ok. Ci aggiorniamo ragazzi. Allora ragazzi, abbiamo comprato il filetto oggi, il filet, adesso lo assaggiamo, vediamo un po' com'è. Mi ha dato un po' poco però Antonellina, ma non ti basta? Fa la furba, ma te. Porca miseria, te va un po' furbina, sì. Vabbè, mangiamo vicini. Il filetto non lo mangi. Questo stordito ancora mi ha portato i sedili, meno male che va a portare le 7, tra le 7 e le 8. Vabbè, buon appetito ragazzi, abbiamo i pomodorini, gatto. Vediamo un po' com'è la carne, dopo ve lo dico. Cambia il sapore. Sì. Ragazzi, è buonissima la carne, tenerissima, fantastica. Comunque tenerissima. Ecco, l'ha detto anche Silvio, nella radiolina. Abbiamo le radio per comunicare, vedete? Allora ragazzi, all'alba delle... che ore sono? All'alba delle... 9 sono venuti a montarci i sedili, guardate che belli. Guardate che bel lavoro che hanno fatto. Ah, scusa. Adesso mi montano quello di guida. E comunque ragazzi, si fanno un culo questi due ragazzi, perché sono le 9 di sera, anzi per noi sarebbero le 10 e sono qua a montarci i sedili, avrebbero potuto venire anche domani mattina, però siccome gli abbiamo detto che noi dobbiamo partire. Buonasera, finalmente ci hanno riportato i sedili. Oh, guardate che belli. All'alba delle, che ore erano? 9:30. 9:30 più o meno. Infatti, poverino. Già, pensavamo che venissero domani mattina. Perché non invece sì, sono arrivati. Sono messi qua al buio a montare i sedili. Questi hanno rifatto tutto, non hanno fatto le coperture. Noi pensavamo di fare i sedili, invece questi hanno rifatto proprio completamente tutto. I sedili. A 400 euro. E perciò ancora meno, cioè la spesa è ancora... più bassa di quello che pensava. Sì, sì. Adesso bisogna comprare dei coprisedili perché sono troppo belli. Infatti, adesso dovevamo farli neri. Dobbiamo comprare perché sono troppo belli, dai. Non possiamo tenerli così. Comunque, sì, hanno rifatto praticamente il rivestimento del... Belli, anche la dinette qua. Infatti, guardate bellissimo. Il casino perché... Va bene, guardate il casino perché ragazzi, qua abbiamo dovuto spostare tutto. Adesso infatti, abbiamo sistemato, sì. Lavato il pavimento alle 10:30 di sera. Forse io sto meglio, speriamo in bene, Antonella mi cura bene. Speriamo, sì, dovrebbe andare tutto bene. Domani mattina andiamo dal dottore a fare un controllino, spero che vada bene, che non succeda un cazzo, infatti, che arriviamo a casa, arriviamo in Italia. Perché sì, adesso vediamo se prendere la nave a Tangeri, farmi fino a Genova in nave, vediamo come va, dai, come starò. Magari io. Arriviamo anche a Barcellona, vediamo un po' la Spagna. Mi dispiace non vedere la costa spagnola, abbiamo fatta di corsa perché abbiamo detto la vediamo al ritorno. Cioè cazzo, non è che veniamo qua tutti i giorni. Non è che veniamo tutti i giorni, non abbiamo neanche 30 anni. Verremo ancora in Marocco perché è troppo bello e ci mancano ancora tanti posti, ma come dalla Norvegia, della Svezia, della Finlandia, cioè non si può pensare di vedere tutti in un mese. Però la prossima volta prenderemo subito la nave perché sì, conviene prendere la nave. Sono 2000 km arrivare anche qua. Perché cazzo che risparmi i camper, gomme, tutto. Alla fine spendi 700 euro di nave, soldi, sì. E risparmi in tempo e denaro e salute. Perciò okay. Vedremo la prossima volta, insomma.
Inshallah, come si dice, inshallah. Buonanotte ragazzi, ci vediamo domani e vediamo un po'.